Angelina possa ancora darci quel richiamo a tutti quei valori importanti, forti, profondi, intensi che hanno costituito la ricchezza della vita. Si sono tenuti nella cattedrale di San Zeno a Pistoia i funerali di Celina Seghi, scomparsa a 102 anni, campionessa di sci e soprannominata la regina delle nevi. Alla presenza delle autorità istituzionali, la messa officiata da Don Luca Carlesi e Don Cesare Tognelli, l'ultimo saluto ad una vera e propria icona dello sport nazionale ed internazionale che ha saputo ancor di più unire Pistoia e la sua montagna. Lo sci italiano perde tantissimo, lo sport e lo sci alpino perde la sua campionessa per eccellenza e la Toscana soprattutto perde un esempio per tutti i ragazzini, è una perdita importantissima e che tutto il mondo ha sempre ammirato e ci ha sempre fra virgolette invidiato. Siamo molto dispiaciuti perché questa è una perdita alla pari di quella di Zeno Colò, che non sarà difficile colmare. Una vera e propria regina delle nevi. Sì, è stata l'antesignana dello sport dello sci alpino nelle nevi, è stata colei che ha portato il nuovo modo di andare avanti a fare le gare, è stata colei che ha portato avanti tutta una serie di trofei messi insieme. Non solo un'icona dello sport nazionale e internazionale, sicuramente abbiamo perso noi del Pinocchio la nostra madrina. È sempre stata, fin dall'inizio della nostra manifestazione 40 anni fa, ha sempre seguito questi ragazzini, non era mai stanca di parlare con loro. La nostra madrina non c'è più e vorrei usare un termine calcistico, ritiriamo la maglia, non ci sarà più una madrina nel Pinocchio sugli sci. La nostra madrina adesso è su in cielo, sta sciando sicuramente, ci porterà ancora tanto aiuto e tanta voglia di fare.